camminate per le vie di Castiglion Fibocchi le bellissime maschere barocche che ricordano il carnevale di tradizione veneziana. Si esce finalmente tutti in maschera per accogliere tantissimi visitatori da tutte le parti e siamo veramente contenti perché abbiamo iniziato con il botto. Il Carnevale dei Figli di Bocco festeggia la sua 26esima edizione, quest'anno è dedicato a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla scomparsa. Pensa un po', Città della Pieve ha aperto le sue porte. Ormai sono passati 500 anni dalla sua morte. E noi ci siamo, è un'associazione del paese e tutto il paese coinvolto in una manifestazione importante come questa. Bisogna dare una mano, anche perché insomma, è un momento di aggregazione molto importante e noi ci crediamo. 200 le maschere che hanno colorato il borgo, realizzate con grande accuratezza ed attenzione ai dettagli dagli abitanti del paese. Queste che vengono tutte dalla fantasia di queste signore o signori che il giorno si trovano lì e cominciano a creare qualcosa, secondo l'umore di quel giorno. Se il giorno dopo, mettiamo quando proseguono, sono di un umore diverso, posso anche cambiare. Quindi finché alla fine vengono fuori queste bellissime creazioni che ci invidiano da tutte le parti. La chiusura del carnevale è prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo reale ed intanto è tornato anche quest'anno il concorso fotografico. È importante che chi viene qua faccia le fotografie e partecipi al concorso. Basta andare nel sito e si trova appunto nel sito dei Figli di Bocco e si trova chiaramente quando e come partecipare. E la tematica di quest'anno qual è? Il castello in maschera, e quindi perché Castiglion Fibocchi è chiaramente è un castello e quindi il castello in maschera credo che sia il titolo appropriato.